ma anche Chiapucci ha perso contatto, poi riepilogare i 12 uomini al comando, mentre vediamo Le Carreta in testa. Ricordiamo, Le Carreta è lo stacanovista del ciclismo, è l'unico corridore, nonostante abbia abbondantemente superato il traguardo dei 30 anni, a partecipare alle tre più grandi competizioni a tappe della stagione, vale dire Giro di Spagna, Giro d'Italia e Tour de France. Per la cronaca, l'anno scorso Marino Le Carreta, che ha corso per parecchi anni anche in Italia, si piazzò 20° al Giro di Spagna, 10° al Giro d'Italia, 5° al Tour de France. Allora al comando Bugno, Motté, Chioccioli e Chave, Filippo, Le Carreta, Aluchok, Moro, Steiger, Ugrumov, Boyer. Allora è Le Carreta che scatta, siamo all'ultimo chilometro, vedete, con la maglia bianca, Steiger in seconda posizione, c'è sempre Bugno, mentre Giorgio Martino raggiunge il podio riservato alle premiazioni, sempre Marino Le Carreta in prima posizione, veramente un esempio Le Carreta, in testa, continua a scattare con Bugno che lo marca da presso, con Charlie Motté in terza posizione, poi la maglia bianca di Steiger, poi vediamo Chioccioli in quinta posizione, ecco che appare anche Ugrumov, il migliore tra gli scalatori dell'Unione Sovietica, della formazione dell'Alfa Lume diretta da Franchini, ecco il direttore del giro Torriani davanti al gruppetto dei battistrada, rettilineo in leggera discesa. Intanto preghiamo Adorni di essere pronto col cronometro per segnalare i ritardi. Ecco che la nostra regista sta inquadrando il rettilineo conclusivo, un rettilineo che, come vi abbiamo detto, è in leggera discesa. Pugno in testa al gruppo e la notizia viene accolta da un grande applauso dagli sportivi. Bugno che aveva, ecco la maglia rosa di Bugno, Bugno al comando, Bugno all'attacco, ed è Bugno che vince, ancora Bugno da dominatore, Bugno, Ugrumov, poi ecco Motté, Le Carreta, poi Echave, poi Aluchok, poi Steiger e Chioccioli, mentre ecco che arriva Le Marchand, è una cosa favolosa veramente. Luciano Pezzo, veramente mi ricordo Gimondi, ma direi che a questo punto è anche più forte in questo momento, veramente. Ecco, l'altro giorno ti ho detto Bugno non deve commettere l'errore di questo, di correre questo giro come Merckx, ma Bugno sta correndo alla Merckx, scusate il paragone. No, è verissimo, sta correndo alla Merckx, il giro è ancora lungo, ma lui sembra che vada a spasso. Gli ha scherzato letteralmente, ha controllato, ha alzato le mani a 100 metri ed ecco, vediamo chi è che arriva, arriva Moro e con Moro arriva Giupponi, poi vediamo che arriva Sierra, poi ecco Giovannetti, il vincitore del Giro di Spagna, poi vediamo che arriva Elli, poi ecco Fignon, Fignon con Teunisse, il ritardo di Fignon, 1.07 il ritardo di Laurent Fignon, ecco Chiappucci, con Chiappucci c'è Chiurato, poi la volta di Chosas ed ecco